Il Natale ormai alle porte, a Carpenedolo si sta respirando la tipica atmosfera natalizia grazie alla 7ª edizione della Fiera del Torrone, una manifestazione che vede tantissimi torroni provenienti da tutta Italia e tantissima gente pronta ad assaggiare questa delizia natalizia. Siamo in compagnia del presidente della Proloco di Carpenedolo, il dottor Mario Ferrari. Presidente, finalmente è giunto il torrone a Carpenedolo. Direi che stiamo ormai vivendo, lo stiamo già mangiando il torrone. Qui siamo insieme agli amici della Franciacorta, il Cornamuse, che stanno animando questa grande manifestazione che sta veramente riuscendo nel migliore dei modi. Abbiamo previsto un'affluenza, però qui si sta dimostrando un record particolare fra tutte le edizioni che ci sono state. Abbiamo ricevuto notizie anche dalla periferia che è in atto il bus navetta, perché stanno proprio parcheggiando agli estremi e hanno delle difficoltà col bus navetta. Stiamo cercando di portare al centro queste persone. Noi siamo molto contenti, devo ringraziare gli operatori della Proloco, proprio la loro passione, la loro determinazione, la loro professionalità hanno costruito una grande manifestazione che ha un riferimento nazionale. La manifestazione al suo interno ha tante iniziative, fra poco premieremo i 500 bambini che hanno partecipato al concorso Natale a Carpenedolo, poi c'è l'altro il coro delle Voci Bianche che sta animando anche lui, per Giorgio Cinelli inizierà fra poco, le mostre dei prodotti delle industrie cremonesi, poi i pittori locali, quindi un insieme di iniziative che veramente stanno arricchendo questa grande manifestazione e siamo felici di ricevere tanta gente a Carpenedolo e soprattutto i volontari della Proloco hanno preparato un'accoglienza calorosa con degustazioni calde, così proprio in amicizia per creare momenti sereni e distogliere la gente da questi momenti difficili e creare serenità. Quindi ci sono tante iniziative e quindi anche tanti espositori, ma quanti sono questi espositori? Sono circa 150 che vengono da ogni parte d'Italia, tra questi ci sono grossi produttori del torrone che hanno portato oltre 40 qualità di torrone qui a Carpenedolo, però abbiamo il settore enogastronomico, agroalimentare, dolciario e anche artigianato. Ma per la Proloco quanto è difficile organizzare queste manifestazioni? Beh, è molto pesante, poi siamo alla fine di un anno, sentiamo anche la stanchezza di tutto l'anno. Sono 3 mesi di duro lavoro e soprattutto i fedelissimi che mi sono stati vicini in questo periodo, che quasi quasi non abbiamo dormito neanche la notte, io soprattutto sono molto riconoscente, però lo spirito è quello di portare avanti, è quello al di là di tutte le difficoltà che vengono sia da ogni parte, ma che prevale è la passione e l'amore verso il nostro paese. Alle nostre spalle ci sono dei splendidi bambini che donano sempre gioia in questo periodo natalizio. Sì, sono le Voci Bianche della scuola secondaria diretti da Elisa Begni, che proprio hanno fatto il loro debutto in questa manifestazione della Fiera del Torrone. Qui ci sono proprio, qui c'è il nostro futuro, il futuro di Carpenedolo. E quindi più bello di così, tanta giovinezza, tanta serenità. E quindi è un ulteriore auspicio per la migliore riuscita di questa 7ª edizione dell'era moderna della Fiera del Torrone. Noi siamo contenti, ringraziamo questi ragazzi, so che sono bravi, sono volontarosi e tanto desiderosi e amanti del loro paese. Quindi tanti auguri anche a loro e grazie all'insegnante Elisabetta. Sì.